Signore risorto, spandi su di noi la fecondità della tua risurrezione. Tu, morendo, hai dato la vita, morendo ci hai dato la vita di Dio. Con la tua risurrezione illumina ancora di più la nostra vita, mente, cuore, ma anche il nostro fisico, perché possa aderite al cammino che tu ci hai dato. Tu ci hai donato in modo speciale lo Spirito Santo. Noi ci vogliamo affidare questa sera alla sua guida, perché prima di tutto possiamo scoprire la profondità della realtà della risurrezione tua, ma anche intravedere la nostra risurrezione. Ci guidi lo Spirito a viaggiare nella realtà tua. Lo vogliamo proprio fare, ci vuole anche il nostro impegno. Spirito Santo, aiutaci, perché anche quest'anno non sia inutile aver ripetuto e rivissuto la Pasqua. La Chiesa Madre ci offre questa occasione per rinsaldare in modo speciale la fede. Noi vogliamo dirti, Spirito Santo, tu sei il nostro Maestro. E noi vogliamo osare di seguirti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ma lì ci sono tutti
misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo, che ci ha purificati, dello spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. È veramente una maniera. Noi questa sera approfondiamo alcune cose, ma poi avete il foglio delle prossime catechesi, dove affronteremo esattamente questi temi. E partiamo allora. Partiamo cammino. Però attenzione, dopo la risurrezione
Dio ci è venuto incontro, vi ha detto, avanti e indietro per non farci cadere, e ci offre fino alla fine l'ultima possibilità di fidarci della sua misericordia. Cioè, non ce l'hai fatta, io ti perdono tutto, ma non mi sconoscere ciò che ti ho dato. Non so se riesco a spiegare. Perché nell'Apocalisse si parla di una seconda morte, cioè la morte in cui non viene meno il corpo, che già è venuto meno, ma c'è la continuazione, è vero, la continuazione della vita. Ma poi se non hai vissuto la misericordia, cioè il capire il più grande atto di soccorso d'amore e di incredibile accoglienza di Dio, allora sarà veramente la morte. È la morte dell'anima che il Signore teme. Ecco perché ci accompagna, ci riversa dentro tante cose, ci dà tante opportunità. Ma voi immaginate quando invece noi siamo veramente chiusi, incaponiti, radicati nel nostro peccato, e lui ci dà tutte le possibilità. È come se noi ammalati di una malattia inguaribile, il Signore ci offre un'operazione decisiva, ci rimette nuovo, poi dice cammina. Ma questo non basta. E allora ti offre la riconciliazione? No. Ti offre le opere di misericordia? No. Ti offre il suo amore, però perché tu capisca, almeno dire, Padre, ho peccato. No. E fino alla fine ogni Eucaristia è una proposta di misericordia. Cioè, tu non ce la fai, io ti ricopro ancora di più, in modo da recuperare tutto quello che hai perduto, non vivendo la risurrezione. Ti ho messo tutte le fasce possibili, ma alzati, cammina. E invece tante volte trovi in noi l'inerzia, l'indifferenza, l'incapacità, la mancanza di volontà. Spiegato bene, è l'ultima possibilità. Non solo ci ha salvati, ci ha preso proprio i capelli e ci ha messo in una vita nuova, ci ha indicato le strade, ma ci segue offrendoci sempre misericordia. Mi spiego ancora meglio. Se io cado, ho detto le fasce, se io cado c'è una medicazione, c'è questo, c'è l'altro, c'è l'invenimento, c'è fisicamente, e la misericordia offerta momento per momento, giorno per giorno, attraverso i sacramenti, l'Eucaristia, la parola, sono questa forza particolare che il Signore ci dà, che parte dal suo amore incommensurabile e ci fa recuperare. Scompaiono le ferite, poi cadiamo di nuovo, ma scompaiono le ferite perché ci vuole facilitare il cammino, perché lui sa che non basta dire a noi la via è questa, non basta dire a noi la situazione di fede è questa, ma ci segue volta per volta. Ma c'è bisogno di una chiarezza del cuore e soprattutto di non abusare della sua misericordia. Lui è desideroso che abusiamo, ma c'è chi siamo partiti dal fatto che oltre la risurrezione c'è bisogno in modo speciale della nostra collaborazione, e lui non misura questa collaborazione quanto è grande. L'importante è che ci spingiamo ad andare avanti, qualche forzatura al nostro fisico, alla nostra persona, dobbiamo farlo. Ci stiamo chiaro?
misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede. Ravvivi la fede. E questo lo vediamo proprio in questa prima catechesi. Prima di tutto vorrei chiarire ancora una volta che cos'è, o meglio, ciascuno di voi. Noi abbiamo
secondo Dio, qualcosa di valido per meditare la salvezza di Dio. Altrimenti ci sarebbero da soli. Seconda domanda. Noi cosa possiamo fare per meditare tutto quello che il Signore ci ha preparato? Una sola cosa. Riconoscere che Gesù, l'uomo di Nazaret, nato da Maria, quell'uomo che è stato perseguitato, tutta la passione, ucciso e risorto, è il Cristo promesso fin dall'inizio. Un germoglio nascerà dal tronco di essi, eccetera, eccetera. Il Cristo è quel Gesù di Nazaret. Infatti gli ebrei lo stanno ancora aspettando, perché lui ha dato tutti i segni a noi, a tutti, ma non riescono ad entrare, perché il Signore lo sa. Però noi, senza aver fatto tutto il cammino per l'Italia, ci siamo entrati, un dono grandissimo. E allora cosa possiamo fare? Una cosa possiamo fare, una ma fa. Solo 2000
colto. Viviamo già in attesa, proiettato ad attendere Lui? O siamo sempre più sfondati in questa terra e ogni tanto ci facciamo segno di croce? Nel senso che il quello che sta dicendo il Papa in questi giorni, sempre, noi siamo radicati nella mondanità, pensando sempre secondo il modo di pensare della terra, degli uomini. Allora, adesso faccio il passaggio. Se abbiamo capito dove si radica la nostra fede, se abbiamo capito questo, allora noi siamo proiettati verso il futuro, camminando e impegnandoci su questa terra. Ma per portare il futuro già su questa terra, riesco a dire, lo dico meglio ancora. Noi siamo già in Dio, mediante Gesù Cristo. Faccio un passaggio. Gesù risorto era lo stesso quando è entrato in paradiso, alla destra del Padre. Era lo stesso, attenzione. Era lo stesso di prima, di quando è sceso? No. Ci stiamo noi a portare la nostra carne e lì dove siede alla destra del Padre c'è la nostra carne. È questa la novità. Ecco perché io dico, siamo già in Lui. Che viene deve illuminare. A volte siamo tanti pappamolli, sentiamo quasi una stanza. Allora, se entriamo Gesù Cristo e noi già siamo in Dio alla destra del Padre, perché Gesù Cristo è entrato, è uscito come figlio leggero del Padre, ha preso carne, ha vissuto tutta la nostra storia ed è quella carne risorta. Non so se riesco a spiegarmi. E con Lui siamo risorti anche noi. Giusto? Se no, se neghiamo questo è finita. Non ne posso andare. C'è niente. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che al di sopra di tutti i miei interessi io non voglio perdere la vita che Dio, Gesù Cristo, mi ha portato, la vita di Dio. E non voglio che la luce che Lui ha portato non illumina. Allora, guardando le nostre situazioni, ho un problema familiare così, allora Gesù Cristo può fare qualcosa o no? Io posso fare qualcosa con Gesù Cristo o no? E come posso testimoniare la risurrezione? Io ho visto? No. Posso testimoniare se io vedo che quello che Gesù ha promesso si realizza in me. Con Lui noi abbiamo la possibilità, attraverso la strada e le strade che Lui ci ha dato, la possibilità di cambiare il mondo intorno a noi. Ecco perché dico, noi ci siamo addormentati, perché la fede naturale, credo che ci sta, ha azzerato tutte le vicende di Gesù Cristo e noi abbiamo collegato la stessa fede che ci stava prima, presso i Romani, abbiamo cambiato, invece di Giunone abbiamo detto Maria Vergine, invece di Gesù Cristo, invece di questo abbiamo detto quello, e però non siamo entrati in quel flusso di vitalità, di potenzialità, di fecondità, di novità che l'ingresso nella risurrezione ci porta. Le opere non sono il pazziello, facciamo la rete più pecchiato. Quello ci deve essere, ma come frutto del mio entrare con Cristo risorto nella risurrezione.
volte il Signore ci chiede di passare attraverso dei tunnel, ma come li dico questi tunnel? Dalle sue mani o con l'insegnazione passiva? Va bene. No, no, il male lo aggredisco perché non sono io quello che lo aggredisco, è lui la mia forza, è lui che è in me. Allora domanda ancora, ci crediamo così? Nessuno ci può fermare, se ci uccidono anche il corpo ma non fermano noi, e lo vedete? Si possono uccidere, ma sono già in Cristo. Ovviamente la mia collaborazione è rimanere fedele a Lui e trasformare le mie azioni secondo l'amore che Lui continuamente fa sorgere dentro di me. Ravvivi la fede del tuo popolo. Allora abbiamo fatto pasto, sono stati dei riti, poi è stata una vita, e la Chiesa Madre perché ci presenta ogni anno tu? Perché Agape Nostra è tosto, pure nostro è tosto. Bambini stanno mano ginocchi, carne, e la mamma non è importante consumare un po' di cerotto, fatto subito, ma dove non può trovare nulla, nessun cerotto, quando il cuore si indurisce, quando la mente varia. Non so se riesco a spiegare. Interessa l'uomo, interessa la donna, che il nostro Dio si è manifestato vero in Gesù Cristo, in carne ed ossa. Dando a noi il compito di essere nonna,
luoghi, ma cristiani veri, ambizioni dell'uscita dalla Chiesa. Io ricordo da bambino persone che facevano tutto quello che però avevano un modo così gentile di parlare. Figlio mio, mio Dio, che diavolo, dice Madonna mia, questa è proprio una santa, una diavola santa proprio. Ma sono cambiate le cose, ma stanno là. Grazie alla vita di Dio dataci gratuitamente. Ma a proposito della fede, voglio leggervi. Ho preso una citazione di Paolo VI, sapete che sarà santo anche lei, sono quello contento perché quello che ha sofferto questo Papa quasi nessuno lo sa. Ma era così pieno di umanità e sapeva leggere certe cose come se le avesse scritte adesso. Papa Francesco le sta riprendendo tutte. Papa Francesco sta riprendendo tutto il Concilio Vaticano II perché si è bloccato e sta prendendo Paolo VI e lo sta presentando con una metodologia
liturgia data ad oggi, ma quello sta presentando. Ecco, leggi un po' giù. Mi dispiace che non l'hai letto prima, un po' di difficoltà, però. Cerco di leggere una paginetta, ci fa bene. Lì in fondo che anno? 1968. 68. Giusto, giusto. Giusto. Sì. Dai. 12 dicembre, fede. Ce la fa? Possesso e ricerca. Allora, riguarda la fede, dice è un possesso e una ricerca. La luce accesa. Un uomo moderno, un cristiano del nostro tempo, un fedele sensibile alle voci del Concilio, quale conto deve fare della propria fede? Il noto binomio fede e vita, come si pone oggi alla nostra coscienza, supposto un desiderio di fondamentale sincerità personale, un desiderio, diciamo pure, di perfezione? La risposta esigerebbe la soluzione di un'altra fondamentale questione. Come si fa oggi a credere? Ma non trattiamo ora della genesi della fede, problema immenso che tuttavia per voi credenti supponiamo in qualche modo risolto. Limitiamo la nostra indagine al più semplice, ma sempre grave domanda. E la fede è un possesso di Dio, ovvero una ricerca di Dio. È dapprima un possesso. Il credente è già in possesso di alcune supreme verità. Siamo battezzati. Derivate dalla parola di Dio. È già custode di alcune certezze che danno al suo primo spirito una pienezza, una fortezza, una gioia, una voglia di esprimerle e di celebrarle, che alimentano in lui una interiorità meravigliosa. Per il credente è come se nell'oscurità e nella confusione della sua stanza interiore si fosse accesa una luce. Egli vede la luce, cioè la verità divina, entrare nel suo spirito e vede in virtù di quella luce se stesso, la sua coscienza, e non solo, vede quanto lo circonda, il suo posto nel mondo e il mondo stesso. Tutto acquista un senso, tutto appare per quello che è, e non si può negare che questa prima visione sia significativa, anche se svela altezze irraggiungibili, profondità tenebrose, ampiezze abissali ed anche umili cose concrete già conosciute, ma ora riconosciute in perimetri reali nuovi, anche se cioè il senso del mistero si accresca proprio mediante la scoperta iniziale delle realtà di cui viviamo e in mezzo a cui si trova la nostra esterrefatta esistenza. Secondo, ricerca costante. Ma facciamo attenzione, questo possesso della fede non esclude, bensì reclama un'ulteriore ricerca. Il nostro possesso di Dio in questa vita non è mai completo, non è che è un inizio, una prima scintilla che invita a maggiore conquista d'una luce più piena. È questa una norma conosciutissima del nostro tirocinio religioso. Anche per noi cattolici che abbiamo la fortuna di riposare su formule della fede fisse e sicure, esse non ci dispensano dallo sforzo di una sempre progressiva ricerca ed una sempre migliore cognizione delle cose divine.
Bene lo sanno le anime che dalla religione e dalla contemplazione fanno alimento dolce e forte. È un pensiero su cui Sant'Agostino ritorna sovente, per esempio: amore crescente, inquisizio, crescat in veni. Con amore crescente cresca la ricerca di colui che abbiamo trovato, ed anche in venitur ut queretur invidius, troviamo Dio per cercarlo più avidamente. La fede non cercare è... e raggiungere un punto dal quale cercare ancora di più, con più avidità, ma nella misura in cui sentiamo l'apprezza del conquistare, del possedere, ancora di più ci viene la voglia. La fede non è un'estasi, è un cammino verso le divine verità. Il credente è un pellegrino che cammina sulla buona strada verso Dio. Ma oggi dobbiamo tener conto di un semplice fenomeno che interrompe questa nostra serena visione del campo religioso e spirituale. Fenomeno l'un l'altro molto grave e diffuso. Il primo è l'ateismo, che pretende affrancare l'uomo dalla cosiddetta alienazione religiosa. Negare Dio, dice il Concilio, viene presentato come esigenza del progresso scientifico e di un nuovo tipo di umanesimo. Antropocentrismo, diciamo piuttosto una parola, una sola e fugace, sull'altro fenomeno che si verifica anche negli ambienti che si qualificano come religiosi e come cristiani. Il fenomeno della religione antropocentrica, cioè orientata verso l'uomo come suo principale oggetto di interesse, mentre la religione deve essere, di natura sua, teocentrica, cioè orientata verso Dio, come a suo primo principio e a suo fine ultimo, e poi verso l'uomo considerato creato, amato in funzione della sua derivazione divina e dei rapporti e dei doveri che da essa scaturiscono. Si è parlato di religione verticale e di religione orizzontale, ed è questa seconda, filantropica e sociale, che oggi prevale in chi non abbia la visione sovrana dell'ordine ontologico, cioè reale obiettivo della religione. Vogliamo forse negare l'importanza e l'impegno che la fede cattolica attribuisce all'interesse dovuto all'uomo? Non sia mai. E nemmeno vogliamo temperare questo interesse, che per noi cristiani deve essere estremamente e continuamente obbligante, ben coordinato, che saremo giudicati sull'amore effettivo che avremo consacrato al nostro prossimo, specialmente a quello indigente, sofferente, decaduto. Non mettiamo indebite riserve su questo punto, ma dobbiamo sempre ricordare che il principio dell'amore verso il prossimo è l'amore verso Dio. Chi dimenticasse la ragione per cui dobbiamo dirci fratelli degli uomini, e cioè la comune paternità di Dio, potrebbe, ad un dato momento, non più ricordarsi degli oneri gravissimi di tale fratellanza, e potrebbe scorgere nel proprio simile non più un fratello, ma un estraneo, un concorrente, un nemico. Grazie. Io vi chiedo scusa se vi ho presentato questo. Non lo farò più. Nel senso che se uno non ha in mano non riesce a riflettere bene, però per dire come è importante ricercare. Per esempio, se per noi è tutto quello
perché va meditando. Voglio dire questo. Ho abusato un po' perché avrei dovuto fare sforzo, però l'ho fatto apposta perché dobbiamo ricercare. Tutto dietro da dimmi non fa internet, ogni cosa hanno un attimo di cane, mi dice ti dago. Andiamo a trovare un'altra cosa. Perché se io non l'avessi portato, non esiste. E tante cose non esistono. Mentre sono persone, nostri fratelli, aiutati dalla grazia di cui abbiamo parlato, che succede? Hanno penetrato ancora di più il mistero e lo hanno lasciato. E noi lo perdiamo. Come se non tocchiamo la scrittura, perdiamo tutto quello che c'è scritto. O meglio, tutto quello che è la realtà trasmessa. Dopo avergli chiesto scusa, faccio questo. Allora, se vedete dopo, la seconda catechesi, parleremo della inestimabile ricchezza del battesimo, poi sì, dello Spirito Santo che ci ha rigenerati e alla fine del sangue che ci ha redenti. Va bene? E facciamo come abbiamo fatto anche in Quaresima, lasciamo spazio all'ultima volta per fare delle cose, però prendiamo un po' di tempo in più, poco a poco. Purtroppo abbiamo un padre che è super impegnato, quindi possiamo cominciare tutto. La voglio ringraziare che ha accettato anche questo impegno. Speriamo che il Signore mi faccia capire come bisogna rispondere alla parola di San Sebastiano. Una grazia. Come? Una grazia. Sì. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sempre proiettata a qualcosa che non abbiamo ancora, e per questo
santa. E adesso noi crediamo che Gesù è il Signore. Noi crediamo che Gesù è il Signore. E tempo le ore. Noi crediamo che Gesù è il Signore. Amen. Amen. Buonasera. Grazie. Grazie. Anche a lei.